Ci troviamo presso l'azienda dei fratelli Rignanese in Agro di Foggia, località Arpinova. In questa azienda abbiamo sviluppato e implementato il protocollo integrato Syngenta Valagro, sia per quanto riguarda la nutrizione che per quanto riguarda la difesa fitosanitaria. Protocollo che è stato effettuato su una superficie di 8 ettari. Trapianto avvenuto il 21 aprile e a oggi siamo esattamente a 60 giorni dal trapianto. Fino ad oggi i trattamenti fitosanitari effettuati hanno visto l'impiego di Careal Flex a circa 10-15 giorni dal trapianto, seguito poi da due applicazioni di Ridomil Gold R e successivamente altre due applicazioni di Orondis Evo. L'ultima applicazione di Orondis Evo è stata fatta circa 3 giorni fa. E come si può notare, le piante sono assolutamente sane, non hanno infezioni, presentano un ottimo rigoglio vegetativo rispetto anche a un areale dove quest'anno, legate soprattutto all'andamento climatico avverso, stiamo riscontrando grossi problematiche di controllo della peronospora. Abbiamo messo in campo anche le trappole per il monitoraggio dei lepidotteri, in modo particolare per quanto riguarda la tuta e l'Eliotis, sono i due principali lepidotteri del pomodoro. Sono iniziate da circa 8 giorni le catture sia di tuta che di Eliotis, per cui è stato fatto già applicato con l'Orondis Evo la prima applicazione di Amprigo. In precedenza è stato utilizzato dell'Afinto per il controllo di afidi. E a 15 giorni dal trapianto siamo intervenuti con il Kendall Root che aiuta la pianta a radicare in condizioni ostili e successivamente abbiamo applicato anche altri biostimolanti della linea Varalgro che, come si può evincere dal campo, hanno dato dei grandi risultati, dato la sanità della pianta a livello fitosanitario. E in questa fase ci ritroviamo nella fase in cui bisogna applicare del talite per aumentare la produttività delle colture attraverso l'ottimizzazione degli apporti idrici e alternato con il retrosal per assicurare la disponibilità dei nutrienti anche in presenza di stress salino.